L'isola dimenticata di Ran si trova nelle acque stagnanti delle Indie orientali. È un pezzetto remoto e frastagliato di roccia di circa 3 km di lunghezza e meno di un chilometro di larghezza, separato dalla massa di terra più vicina all'Australia da più di 600 miglia d'oceano. A quei tempi Ran era l'isola di cui si parlava di più al mondo, siamo alla fine tra il 600 e il 700, un luogo di favolosa ricchezza che tutto l'oro dell'Eldorado sembrava un niente al confronto, ma il tesoro di Ran non era l'oro. Una foresta di alberi slanciati ornava la dorsale montuosa dell'isola, erano alberi di squisita fragranza, con fiori a forma di campana, e dai rami pendeva un frutto carnoso di color giallo limone. I botanici lo chiamavano Myristica fragrans. Il linguaggio schietto dei mercanti inglesi lo definiva semplicemente noce moscata. Allora, la noce moscata, che noi conosciamo nei tortellini, no? Ci va la noce moscata. Oggi non la consideriamo neanche più, è una cosa, sì, un po' di noce moscata nei tortellini, ma chi è che va a comprare noce moscata? Beh, in questo libro di Milton, che si chiama L'isola della noce moscata, c'è il racconto di una guerra che tra il 600 e il 700 si scatenò fra inglesi e olandesi, perché in Europa la noce moscata in quegli anni era come l'oro, curava tutto, dal raffreddore alla peste, dalle malattie, cioè era una cosa preziosissima. La regina Vittoria mandava navi, galeoni a cercare queste isole, tra l'altro c'era il passaggio a nord-ovest, non si sapeva come raggiungere queste isole del sud. Si scatena una battaglia tremenda, gli olandesi vengono giù anche dall'altra parte, sulle coste degli Stati Uniti, per andare, insomma, alla fine si arriva in questo atollo che si chiama le isole Banda, no? E si arriva in quest'isola dove una guerra tremenda ancora oggi, che è irraggiungibile l'isola di Ran, no? Perché ci sono degli scogli tremendi, diceva un navigatore che ha provato ad andarci, che poi ha trovato dei contadini che non sanno di essere stati al centro di una cosa clamorosa che ha cambiato il mondo. Trovano ogni tanto, scavando, dei pezzi di moschetto, dei fucili, delle ossa, perché fu una strage, perché a un certo punto un trattato decise che l'isola di Ran andava agli olandesi, i quali cedevano in cambio agli inglesi un'altra isola che avevano scoperto loro e colonizzato, che si chiamava Nuova Amsterdam. Gli inglesi, quell'isola che oggi è l'isola di Manhattan, ribattezzarono Nuova York. Quindi i contadini e i pescatori dell'isola di Ran oggi non sanno di essere stati al centro di un fatto che ha cambiato la geografia, nel senso proprio che New York nasce dal baratto dell'isola di Ran. E dice alla fine il libro: oggi l'isola di Ran si può raggiungere solo con un'imbarcazione spinta da due motori, anche così il viaggio non è privo di rischi, specialmente quando i monsoni cambiano a tempesta fra onde alte come montagne che ruggiscono attraverso il canale lungo 10 miglia dalla capitale Neira. Pescatori, piccoli insediamenti in legno, nessuno sa del loro passato, anche se spesso trovano appunto monete, cartucce di moschetto vagando nei loro orti, non sanno della straordinaria storia della loro isola e non sanno che la loro patria, lungo solo 2 miglia e larga 1,5 miglia, fu un tempo considerata appunto questo scambio vantaggioso. Ma percorrendo quel tratto di canale burrascoso e pieno di insidie, sfidando il destino, la forza del mare, la leggenda di mostri e fantasmi, chi si avvicina all'isola di Ran a poco può cogliere ancora oggi una fragranza molto forte nel vento, il profumo dolce e penetrante della noce moscata.